Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, andiamo ad analizzare la promo appena uscita su FIFA 22, mentre intanto, appunto, ci ricordano che è Capodanno, l'ultimo dell'anno, i botti che sentite in sottofondo, e io colgo l'occasione per augurarvi un felice e sereno 2022. Ci mettiamo alle spalle il 2021 e mi auguro che questo possa portarvi tanta serenità, tanta felicità e portarvi a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Io dal mio canto non posso far altro che ringraziarvi per tutto il supporto giornaliero che mi date sia qui su YouTube che sulla piattaforma Viola, quindi veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Ma senza perderci in chiacchiere, direi di passare subito all'analisi di questi headliners. Eccoci qua dunque, e sulla schermata direttamente presa dal sito di EA, la prima cosa che ci tengo a chiarire è il sistema di upgrade di queste carte. Infatti si tratta di oggetti dinamici che quindi possono effettivamente migliorare l'overall dal quale partono, e questo può avvenire in due modi. Se queste carte ricevono una carta IF o una carta Man of the Match, quindi un po' come succede per i One to Watch, oppure se queste carte ottengono una serie di vittorie consecutive di 4. Quindi facciamo caso, Mbappé con il suo PSG vince 4 partite in fila da oggi che è uscita la carta, riceve un ulteriore più 1. Quindi questo vi ricordo che tra l'altro è una tantum. Una volta ricevuto l'upgrade delle 4 win, non ripartirà da zero una nuova streak e non potrà più ottenerlo. Mentre qualora dovesse uscire invece più di una versione speciale IF o Man of the Match, la carta continuerà ad upgradarsi. Quindi questo per quanto riguarda il sistema di miglioramento di queste carte. Adesso andrei subito ad analizzare invece i giocatori e partirei proprio dal GOAT assoluto, Kylian Mbappé, sul quale io ho anche una teoria che però vi esplico in un secondo momento. Insomma, non mi ci soffermerei troppo perché su Mbappé, voglio dire, intanto la fotocamera ci abbandona lievemente, non so per quale motivo, oggi decide di fare un po' la simpatichina. Comunque, rispetto a quella che la carta IF becca un più 1 di velocità, un più 1 di tiro, un più 2 di passaggio, più 1 dribbling, più 2 di difesa e più 1 di fisico, quindi attualmente non c'ha questi grandi boost. Però, quello che ovviamente è interessante è la prospettiva di upgrade di questo Mbappé, che potrebbe raggiungere almeno un 95 di overall, almeno. E quello che secondo me potrebbero aver fatto gli amici di EA è aver fatto uscire questo Mbappé dinamico, un po' come accadde con Neymar Headliners, se vi ricorderete, che poi non uscì Toti. Quindi questo potrebbe anche puzzarmi come indizio di assenza di Mbappé dai Toti, che dai rumors che circolano potrebbero essere Salah, Messi, ovviamente vincitore del pallone d'oro, e Lewandowski, con il dodicesimo uomo che a questo punto potrebbe essere ricoperto dal sempreverde Cristiano Ronaldo. Quindi occhio, perché secondo me, poi fatemi sapere ovviamente nei commenti voi che ne pensate, questo è un indizio molto 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 valido riguardante questa teoria. Quindi Mbappé, GOAT totale, vedremo il prezzo che secondo me sarà fuori di testa, ma c'è poco da dire. Dal buon Kylian passiamo invece su Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, che purtroppo anche in questa versione mantiene il suo problema gigantesco, perché se andiamo a confrontare le statistiche rispetto all'IF, ha un più 1 di velocità, un più 1 di tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 1 di difesa e 1 di fisico. Però questa statistica gialla alla voce accelerazione ed è 69, lo rende praticamente inutilizzabile, perché in un gioco fatto tutto quanto di strappi, questo in campo aperto non recupera un cecio. Inoltre è il classico giocatore che andate anche a pagare caro, perché Van Dijk è olandese, di Premier League, del Liverpool, quindi onestamente io non ve lo consiglio, e anzi se dobbiamo metterlo a paragone magari con un Joe Gomez, io vi consiglio sempre il difensore inglese, sempre del Liverpool. Quindi un abbraccione a Virgil, gli auguriamo buon anno, però io eviterei di andare ad investire del capitale su questa carta. Arriviamo poi a un altro giocatore, il buon Christopher Nkunku, che come potete vedere da questa timeline delle sue versioni speciali, quest'anno ha deciso di diventare il Bruno Fernandes dell'anno scorso. Rispetto all'ultima carta uscita, che è quello Team of the Group Stage, prende un più 1 di velocità, un più 1 di tiro, un più 1 di passaggio, più 3 di difesa e più 3 di fisico. Questo pecca lievemente, sempre per il solito discorso del piede debole, ormai ce lo siamo detto e ridetto, però anche le stats difensive iniziano a diventare molto interessanti, perché arriva a 78 di mentalità,
Pecca sempre anche un po' e forse in aggressività, però parliamo di un giocatore di assoluto rispetto, che onestamente, affiancato ad un altro giocatore un po' più difensivo a centrocampo, può ricoprire praticamente tutti i ruoli. Io ve lo sconsiglio sempre da COC, da punta, da esterno, quel che è, che ogni tanto mi chiedete, perché comunque quel 3 di piede debole incide e anche, insomma, in maniera importante, perché se deve fare poi da rifinitore, quello è un neo abbastanza grosso. Per questa carta qui, però al momento parliamo di un giocatore che è veramente atomico. Ovviamente un altro elemento che un po' mi fa storcere il naso è questo medio-medio, normale-normale nei work rates, però di base non si può non apprezzare una carta del genere, vista anche la facilità in quello che è il discorso dei libri d'abilità, essendo francese, parte centrale, quindi a differenza della carta Team of the Group Stage che partiva esterno-destro, quindi promossissimo Nkunku. Dalla Bundesliga alla Serie A, e qua saranno felici tutti i miei tifosi napoletani, perché è uscito il mostro finale, ovvero Koulibaly, che onestamente ha anche un price range, ve la butto lì un po' strano, potrebbero anche scapparlo da lì, perché è una carta fuori di testa, 84 di velocità, quindi più 1, poi ha più 2 di dribbling, più 1 difesa, più 2 di fisico, più 1 passaggio e più 1 tiro. E ribadisco, questo 84 di velocità è un 90 di sprint speed e 77 di accelerazione. Stats difensive quasi tutte su 90, 98 forza, 87 di aggressività. Passaggi abbastanza rivedibili per il buon Kalidou. Però questo è un mastino, questo per me scala tutte le gerarchie in Serie A e si va ad affiancare sullo stesso gradino del podio insieme a Córdoba, andando probabilmente a costituire la migliore coppia, quindi assolutamente straconsigliato Kalidou, e va anche in soccorso di quelli che magari non avevano sbloccato il pot di inizio anno, quindi veramente un bel giocatore. Dall'Italia alla Spagna abbiamo Yannick Carrasco, 4-4 esterno, rispetto alla versione 86 riceve un più 2 di velocità, 2 di tiro, 2 di passaggio, 2 dribbling, 2 difese e 3 di fisico. Onestamente, questo qui è stravalido da esterno, fa concorrenza ovviamente a basso prezzo rispetto a quel Vinicius che abbiamo tutti quanti imparato a conoscere. È vero, Carrasco non ha la quinta di skill, non è così tanto esplosivo come Vinicius, però onestamente parliamo di un giocatore che è in grado di passare il pallone, è in grado di finalizzare, si speed boosta bene, è rapido, è anche alto, quindi ha la falcata ampia. Io questo ve lo consiglio, come esterno fa veramente il suo. Potete anche magari pensare di reinventarlo COC, seconda punta, se siete abituati a giocatori del genere, però il ruolo suo proprio principe è l'esterno. Paradossalmente potrebbe fare anche la mezzala in un rombo un po' più aggressivo, dove andate ad adattare un giocatore offensivo, quindi promossissimo Carrasco. Ritorniamo in Serie A, dove ci aspetta il Cholito Simeone. Anche qua, diciamo, non riusciamo mai a trovare quell'attaccante con la A maiuscola nel nostro campionato, perché il Cholito c'ha belle stats, più uno di tiro, più uno di passaggio, più due di dribbling, più uno di velocità, più uno di difesa e più uno di fisico. Ma è un 3-3, maledizione. I 3-3 sono dei giocatori pressoché inutilizzabili, lo sapete meglio di me. Inoltre c'ha pure un body type particolare, è 1,81 m, 82 di forza, quindi non è neanche su agilità in persona. Quindi un'occasione persa, l'ennesima, secondo me, per far uscire un giocatore veramente valido in Serie A. Ritorniamo invece in Liga e ci aspetta Hakuna Matata, che l'anno scorso abbiamo visto in 800 versioni differenti. Rispetto alla versione 86 prende un più 7 bello gonfio di velocità, un più 1 di tiro, un più 2 di passaggio, 1 dribbling, 3 difesa e 3 di fisico, 4 di skill e 3 di piede debole. Per lui non è questo giocatore così veloce, però poi ha dei buoni passaggi, buone stats difensive, è agile, è forte, è aggressivo. Può essere una buona alternativa ai vari Mendy e Renan Lodi, anche se secondo me attualmente gli sono comunque davanti. Toccherà vedere con gli upgrade questo Hakuna che fine farà. Da un terzino a un altro, passiamo sulla fascia destra. Abbiamo Reece James, che becca una bella carta che si avvicina un po' a quella dell'anno scorso, speciale, se ricorderete. Infatti abbiamo un più 6 di velocità, un più 3 di tiro, 3 di passaggio, 4 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico per il giocatore terzino destro inglese del Chelsea. È molto rapido, ha dei discreti passaggi, ha delle ottime stats difensive, è molto forte, ha anche una buona aggressività. Però
pecca magari un pochino in freddezza con questo 79, però va a fare diretta concorrenza ad Alexander Arnold, che al momento, diciamo, tra le carte speciali era il giocatore probabilmente migliore da andare a mettere in fascia in una Premier League. Quindi assolutamente utilizzabile James, e anzi io sono molto curioso di provarlo perché l'anno scorso l'ho utilizzato e mi è piaciuto tanto, quindi promosso anche lui. Così come è promosso anche questo Luis Diaz, in particolar modo secondo me da super sub, ve lo dico, perché rispetto alla carta 83 prende più 1 di velocità, più 5 di tiro, più 7 di passaggio, 4 di dribbling, 4 difese e 5 di fisico. Cosa significa questo? Che diventa un ottimo passatore, un buon finalizzatore, super agile, questo sull'esterno terrore dei sette mari. E se lo mettete a partita iniziata per tirare dei begli strappi, secondo me ci sta, anche considerato il fatto che colombiano del Porto, quindi non credo che costerà tantissimo, un po' il discorso che è accaduto per il Tecatito, che però quello era pure 5-5, quindi costerà sicuramente meno del Tecatito per quello che mi riguarda, appena si andrà ad assestare di prezzo, ed è un ottimo, ottimo super sub. Ritorniamo in Italia, abbiamo Antonio Candreva, carta speciale nel vero senso della parola, perché becca 14 in più di velocità, 3 di tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 1 difesa e 2 di fisico. Parliamo di un giocatore che è un 4-4, quindi non è neanche male, è 1,80 m, ha 84 di agilità, quindi non è proprio agilissimo, nonostante abbia anche 59 di forza, quindi vi potevate aspettare che fosse agile, però il problema è il body type average. Quindi sì, secondo me è un buon giocatore da fascia, però rimane comunque dietro a, secondo me, a Chiesa e anche a Kulusevski, che invece sono dei giocatori proprio che sono nati per correre sull'out del campo. Il buon Candreva, insomma, anche questo parametro di più 14 in velocità, di solito quando è così alto l'upgrade non è che si fa sentire più di tanto, quindi onestamente al massimo vi posso dire di provarlo, perché non credo che costerà tantissimo, ma vi ribadisco che per me non è che sarà questo giocatore game changer assoluto. Patrick Schick, ogni volta che lo guardo mi viene da sorridere anche guardando due di piede debole e questo 80 di velocità, che già richiama un più 6 dal 74 iniziale. Patrick, già mi hai fatto troppo male, basta, arrivederci, non ti voglio manco commentare. Negli obiettivi c'è Felippetto Matto Anderson, che come al solito, ribadisco il concetto, gratuito, bellissima carta anche per l'esterno, per fare il super sub se volete anche, sbloccatelo a tutti i costi, perché tanto vi basterà fare un po' di obiettivi, però almeno ve lo portate a casa e GG, siete contenti con Felipe Anderson. Un brevissimo accenno per chiudere, lo farei su Naby Keita e Kovacic, i due showdown usciti. Come funzionano gli showdown? Sono delle SBC, voi andate a completare questo giocatore, se il Chelsea batterà il Liverpool prenderà un più 2, se il Liverpool batte il Chelsea lo becca Naby Keita il più 2, se finisce in parità beccano entrambi un più 1, quindi molto semplice come funziona l'upgrade. Kovacic è un grande peccato perché è un 4-4, un ottimo giocatore, però ha 74 di velocità a scatto. E onestamente questa cosa non è che mi fa impazzire, inoltre le stats difensive non sono il top, il tiro non è il top, quindi non è che può fare granché né da mezzala in fase offensiva né a difendere, non eccelle niente il buon Mateo. Mentre Naby Keita già qualcosina in più potrebbe farle, è un 4-4 anche lui pecca tantissimo in velocità scatto, però almeno le stats difensive sono molto più accettabili, abbiamo anche una discreta agilità, pecca un po' in forza, però abbiamo un'ottima aggressività con il giocatore del Liverpool. Lungi da me fare prediction stile Penguin o massive better su chi andrà a vincere la partita, io onestamente vi dico che con tutti i giocatori che ci sono, piuttosto vi sbloccate quel Diallo dalla Lounge Argento e per me se li mette in tasca tutti e due, anche se dovessero prendere il più 2 di upgrade o il più 1. Comunque, se andiamo a valutare i due giocatori, il più utilizzabile secondo me è il buon Naby Keita. Quindi ragazzi, io non posso che augurarvi nuovamente un felice 2022, mi raccomando fate i bravi oggi, vi ricordo di farmi sapere nei commenti come al solito cosa ne pensate di questi giocatori e soprattutto sulla teoria di Mbappé non Toti, vi ricordo in descrizione tutti i vari partners, i link sui vari Pumpling, MyProtein, Ultradesk eccetera eccetera e per la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno, quindi ancora una volta auguri di un felice 2022, un saluto dal vostro Liberoschi, buona serata, ciao!